Bentornati sul canale di Axis 00, siamo qui con una nuova serie, precisamente per un gioco Wii U, e il gioco in questione è Donkey Kong Country Tropical Freeze. Allora, direi di cominciare subito con questo gioco. Facciamo un nuovo file, in quanto come vedete il primo file è già occupato, quindi clicchiamo su nuovo. Clicchiamo, non siamo con un mouse, quindi perfetto, comunque è la forza dell'abitudine. Allora, premiamo A per creare, ok, nuovo file, perfetto, televisione, sì, televisione, anche perché mi sembra il caso, ok, sì, ok, perfetto, sì. Sinistra, pulsante terapia, impostare l'uso dei pulsanti X, Y, Z, L, Z, R, sì, ok, perfetto. Direi che possiamo iniziare, dicevo, qui questa nuova serie con Donkey Kong Country Tropical Freeze, gioco uscito per Wii U già da un po' ormai, comunque, che rende sempre bene questa serie. Perfetto. Godiamoci l'intro, dai, vi lascio all'intro. Bene, allora, questa era l'intro di Donkey Kong Country e credo... Ok, perfetto, siamo piombati direttamente sopra un aereo. Cerchiamo di uscirne. Premere X a raffica, attenzione, rischio spaccamento del controller. Ok, eccoci qua, finalmente il nostro bellissimo scimmione è tornato. Allora, iniziamo, io ho già giocato il gioco, quindi un po' i segreti, diciamo, li so, tipo questo e tipo questo easter egg. Come vedete sullo schermo, vedete, ci sono i vari giochi di Donkey, per esattezza due in questo caso, però rende sempre bene vedere questi piccoli easter egg. Da notare anche bellissimi gli sfondi di questo gioco, che io personalmente lo adoro questo gioco, adoro quasi tutto di questo gioco, per non dire tutto. Allora, come vedete è tornata anche l'acqua, finalmente possiamo arrivare, possiamo ritornare negli sfondi, e qui c'è il primo pezzo di puzzle che andiamo a prendere. Allora, dicevo che io ho già giocato a questo gioco, quindi un po' i segreti li so, non me li ricordo ovviamente tutti, in quanto qualche pezzo di puzzle sicuramente non lo prenderemo. Ok, cerchiamo di andare via di qui e non gironzolare troppo intorno a quel pesce. Se mi vedrete a volte sbattere a giro da qualche parte è perché... sto cercando pezzi di puzzle e mi ricordo che lì magari ci sono, ma poi in realtà non ci sono, perché io sono intelligente. E quindi sbaglio, ok, leviamoci questo ritorno.
Allora, dicevo, primo schema di Donkey Kong Country Tropical Freeze. Cerchiamo di fare le cose per benino. Intanto il maialino ci indica di sbattere con le mani appunto su questi sassi per liberare la zona, diciamo. Io intanto ho scacciato in maniera stupida la moneta. Prendiamo tutte queste banane e... ok, perfetto, è andata. Ci arriviamo lassù? No, non ci arriviamo. Vabbè, ci arriviamo di qua ora. Torniamo indietro. Perfetto, iniziamo bene, ok. La pianta ci ha quasi mangiato. Comunque, allora, altro pezzo di puzzle. Siamo a due, prendiamo questa dannatissima moneta che prima non siamo riusciti a prendere. Evitiamo di farci mangiare da quella pianta carnivora, abbastanza affamata sembra. E tiriamo con ZR o ZL questa cosa. Saliamo sulla piattaforma e ritiriamo ancora una volta questa cosa. E ritiriamo ancora una volta per prendere questa bananina, per prendere queste bananine. Allora, queste bananine danno tendenzialmente premi se prese tutte. E in questo caso è un pezzo di puzzle. Non sempre danno pezzi di puzzle. Comunque, vedremo andando avanti nel gioco. Tanto io, cioè, è bellissimo sto gioco. Cioè, dai, come vi fanno piacere? È troppo bello. Allora, prendiamo un po' tutto. Evitiamola, perfetto. Qui alla grande siamo andati. Scendiamo giù e andiamo a prenderci un altro pezzo di puzzle, nonché una botta di banane. Allora, il primo, compagno che troviamo è Diddy Kong. Diddy Kong ha questa particolarità che avete appena visto ancora, ed è quella di sostenerci a mezz'aria, come avete visto, per un po' di tempo. Ok, Ale, parla meno e gioca meglio. Allora, no, scherzo, ovviamente, sono stupido, ma è giusto così anche sbagliare, perché bisogna fare così. Ma là sopra c'è qualcosa? Di qua? No, ok, non credo ci sia niente lassù. Credo. Spero e suppongo. Allora, andiamo sopra questa piattaforma. Prendiamo una vita, che fa sempre comodo. Cerchiamo... no, non ci siamo montati. Perfetto. Vabbè. Ok, cerchiamo di non fare cavolate. Ritorniamo. Ok. Allora, vediamo un po' se c'è qualcos'altro qua giù. Sì, te non mi attacchi. Perfetto. No, c'è solo la lettera G lì. Allora, bene, questa non ci voleva. Comunque, dovremmo riuscire in teoria a farcela lo stesso, a prendere quella lettera G. Ok, sì, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Non ero sicuro che andasse bene tutto quanto. In ogni caso, allora, togliamoci di mezzo questa. Qui se non volete fare come me, basterebbe... ok, mamma mia, pensavo che non ce la facessimo. Perché non ho preso quell'affare là su sopra? Comunque, dicevo, se non volete fare come me e perdere Diddy, rischiare di perdere Diddy, basta che andiate avanti. Come avete visto, tanto sott'acqua praticamente non c'è niente. Quindi basta andare avanti, non ci sono problemi. In ogni caso, allora, qui è cresciuto un piccolissimo albero davanti a noi. Saliamo. Ok, ok, banane gratis. Pezzo, vai, perfetto. Moneta, vai, perfetto. Allora, stiamo andando bene, direi. Almeno per quanto riguarda le cose prese, stiamo andando bene. Prendiamo la N, ok. Perfetto, piuttosto semplice. Vai, ok, alla grande. Vita anche presa. Povero Donkey. Botte assurde sullo scudo diretto della nave. Ok, pinguini vichinghi. Benissimo. Bellissimi anche i nostri nemici, li vedrete poi andando avanti, sono veramente stupendi. Sono simpaticissimi, io li adoro. Ci ha ridato il Diddy, per fortuna. Allora, cerchiamo di prendere quelle banane come si deve. Ok, no, ce ne siamo. Vabbè, ormai lasciamola lì quella, dai. Spero che non l'avesse dato. Ok, ok. Un pezzo di puzzle intendo a prenderle tutte, perché ciò scoccerebbe alquanto. In ogni caso, ok, io ho distrutto quella cassa, ma non mi ricordo se la si poteva andare da qualche altra parte. In ogni caso, continuiamo a distruggere il tutto. Perfetto, ora cerchiamo di non morire con quello. Ci è mancato poco, ci è mancato poco, ma è andata bene, è andata benissimo. Allora, questo è un piccolo minigioco dove i maialini ci lanciano le banane. Allora, dobbiamo cercare di prenderle tutte, non come sto facendo io. Non... no, ok, vabbè, prendiamo le restanti, almeno sono molte, perfetto. È andata così. Non mi ricordo, anche se ci ho già giocato, se prendendole tutte ci dava una sorta di ricompensa aggiuntiva. Mi sembra di sì.
Comunque, in ogni caso, vedremo poi. Tanto, se non prendo tutti i pezzi di puzzle, tornerò indietro a rifare gli schemi. Non ve li farò vedere, ovviamente, perché non mi va di annoiarvi facendo rivedere degli schemi già fatti. In ogni caso, tornerò indietro e riprenderò tutte... i pezzi di puzzle, dicevo. Ovviamente anche le lettere, nel caso non riuscissimo a prenderle... Non riuscissimo a prenderle tutte, ma le lettere credo di farcela abbastanza bene. A parte negli schemi avanzati, altrimenti se no si prendono abbastanza bene. Andiamoci a fare il... lo schema bonus, scusate. Perfetto. Bellissimo. Allora, scusate un attimo le mie condizioni di voce, ma... mi è venuto finalmente, alla fine, no? Finalmente, chi è che lo vuole? Comunque, mi è venuto alla fine un po' di raffreddore e... perciò è così. Lo so che l'ho abbastanza spesso, ma purtroppo sono fatto così, c'è poco da farci. Tanto, preso il pezzo di puzzle dello schema bonus, cerchiamo di proseguire in questo schema e arrivare... ci è mancato poco. Arrivare possibilmente alla fine... Allora, qui praticamente ci spiega che se premiamo L o R ci dà una specie di modalità bonus, chiamiamola così, in quanto i nemici diventano vite. Almeno con DD è così, funziona così. Quindi è decisamente utile, sinceramente, molto utile se siete in carenza di vite o altro. Per fare questo, intanto picchiamo qui. Dovete riempire la barra in alto a sinistra. Vedete, c'è una piccola barrettina accanto al nostro Donkey e Diddy. Dovete riempire quella. Lì non sono uccisi, non mi sono ammazzato perché mi ricordavo che c'era un pezzo di puzzle come qui. Però credevo fosse nello schema prima. Allora, prendiamo questo. Perfetto. E... ok, direi col primo schema di Donkey Kong Country abbiamo fatto. 5! Addirittura! Di solito non supero mai la una con pezzo. Comunque, vabbè, meglio così. Va tutto bene in questo modo. Ci manca un pezzo di puzzle. Io lo sapevo che ci manca un pezzo di puzzle. Perfetto. Tanto succederà sempre così. Rarissimi casi io riempirò tutti i pezzi di puzzle alla prima. In ogni caso, per questo schema di Donkey Kong Country, per questo primo video di Donkey Kong Country Tropical Freeze, direi che può bastare così. Quindi io vi ricordo, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e lasciate un like al video. Iscrivetevi anche ai miei canali Facebook e Twitter. E se vi va ovviamente commentate, mi fa piacere sapere cosa pensate del video, se vi è piaciuto eccetera. Quindi commentate pure, sentitevi liberi di commentare. E la spiaggia schianto l'abbiamo fatta, quindi direi di salutarci qui e vederci al prossimo video. Ciao a tutti!